una generazione di magistrati che ha pensato di impegnarsi per poter cambiare le cose. Da allora è passato tanto tempo e oggi sono fortunato, mi sento lusingato di poter far parte di questa squadra di magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine, anche di società civile che vuole lottare per la legalità. Tra le motivazioni del premio è per aver ridato fiducia alla società civile. Ecco, questa era la nostra speranza. Qualche anno fa, quando abbiamo iniziato a lavorare sul territorio di Vibo, io ho iniziato nel 2014, appena arrivato da Messina, le cose erano diverse. Io vedevo tanta rassegnazione, soprattutto nel territorio vibonese. Da allora tanto tempo è passato, ci sono state tante operazioni, ma soprattutto ad un certo punto abbiamo capito che oltre a fare le attività antimafia, le operazioni, gli arresti, dovevamo cercare di far cambiare le cose, di innescare quella speranza che le cose potessero cambiare. Io credo che rispetto a 10 anni fa le cose stanno completamente in modo diverso, la pianta non è stata del tutto eliminata, però è stata isolata, si è capito da che parte stare e vedo che c'è tanta fiducia nei cittadini. C'è ancora tanto da fare, però siamo sulla buona strada e penso che chi si illude che si possa tornare a come era prima, no? Perché qualcuno lo ha anche detto, circolato anche nei processi, tanto noi resteremo, loro andranno via. Ecco, io penso che non sarà più così. No, loro forse tenderanno a restare, ma noi resteremo più di loro. I ragazzi hanno un ruolo determinante, decisivo, perché la lotta alla 'ndrangheta è fatta soprattutto di coscienza, di cultura, di consapevolezza e loro sono quelli che riusciranno a sconfiggerla definitivamente. Noi cerchiamo di instillare in loro questa convinzione e io sono profondamente convinto che sarà questo il futuro. Ci vorrà forse ancora qualche anno, ma loro ci riusciranno.